Allora, avete ascoltato anche nell'ultima edizione del giornale Orario Flash, ieri la sentenza sul caso di Jay Fab, oggi c'è una bellissima, intensa e profonda intervista di Marco Cappato sul quotidiano La Repubblica dal titolo Tutti più liberi ma dirò sempre no a chi non è malato, e noi ci colleghiamo proprio con il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni. Marco Cappato, Marco, buona giornata e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. La prima riflessione di ieri è stata tua, è stata siamo tutti più liberi. Di sicuro questo è accaduto grazie al lungo lavoro, alla pazienza che hai avuto certamente in tutti questi mesi. Come ti sei sentito appena avuta la notizia? Cioè, che cosa hai provato? Devo dire, a questo punto ero convinto che effettivamente i giudici avessero tutti gli elementi per decidere questo. Credo sia caduta la linea, recuperiamo immediatamente Marco Cappato, torniamo da lui alla sua sensazione di ieri, alle sue battaglie che arrivano in questo momento, certo non alla conclusione, ma a un punto fermo. Anche se però, cari amici di RTL 102.5, manca drammaticamente un tassello che dovrebbe essere quello fondamentale, ossia il ruolo della politica, quale che sia. Torniamo da Marco Cappato, prego Marco. Ecco, dicevo, nonostante da un certo punto di vista potessi dire di aspettarmela, devo dire che è stata un'emozione grandissima perché riguarda ciò che ho vissuto in questi anni accanto a Fabo e non solo, e riguarda anche le tante persone che non conosciamo e che sono in quelle condizioni e che finalmente non devono più subire la vergogna della minaccia del carcere per chi li aiuta, per i loro familiari, ma possono essere aiutati nella legalità. E attenzione, possono essere aiutati anche nel decidere tutt'altro. Per questo io dico, siamo tutti un po' più liberi, anche chi non è d'accordo, perché da oggi non c'è qualcuno che ha una scelta in meno. Chi è contrario e chi non vorrà mai decidere qualcosa come ciò che ha deciso Fabo, non sarà obbligato da nessuno, c'è solo una libertà in più. Marco, ma questo punto fermo non è che paradossalmente può diventare l'ennesima foglia di fico per un mondo politico che fa di tutto per non toccare temi così sensibili? Un intervento del Parlamento è comunque necessario, perché bisogna creare delle procedure, delle regole per la verifica delle condizioni, insomma, però un sistema democratico funziona così, c'è il Parlamento ma ci sono anche i giudici che stabiliscono sulle regole fondamentali. Ecco, almeno questa decisione è arrivata. Noi, devo dire, ci siamo arrivati senza avere potere parlamentari, massa di manovra nella rissa della politica italiana, che non ha dato una bella prova di sé, perché i capi dei partiti ritengono questi temi dei temi pericolosi, perché non si prestano bene alle logiche di fazione e di schieramento. Ecco, adesso io spero che la decisione dei giudici della Corte dia il coraggio di discutere liberamente, di decidere, di assumersi la responsabilità di una scelta. Senti Marco, tu rimani comunque imputato nel processo a Massa, e come stai vivendo, diciamo, tutto questo? Con serenità? Sei preoccupato? Ma i due processi nei miei confronti rimangono in piedi, e nel caso del processo di Massa c'è anche una differenza, che la persona che abbiamo aiutato con Mina Welby non era attaccato a una macchina. Noi l'abbiamo aiutato lo stesso perché comunque era affetto da una patologia irreversibile, una sofferenza insopportabile, e quindi effettivamente questo processo rimane aperto. Io francamente ritengo di aver fatto il mio dovere, soprattutto da un punto di vista mio personale, morale. Spero che poi questo possa essere riconosciuto in tribunale come un diritto. Sono determinato, e quindi devo dire, anche la mamma di Davide Trentini ha chiamato Mina, insomma, ecco, per quanto
E purtroppo il telefono non ci aiuta, recuperiamolo anche se siamo vicini ai saluti. Noi siamo molto interessati a capire, per esempio, se le nostre due studentesse universitarie, la nostra finestra aperta sul mondo dei più giovani, Cristina e Ilaria nell'ordine, è mai capitato, Marco Cappato adesso vi ascolta ed è una grande occasione per voi, vi è mai capitato in un'età così fresca all'università, e lì dovreste, di discutere, magari confrontarvi con i professori su temi così delicati come il fine vita, Cristina? Mi è capitato e penso che una delle cose fondamentali di una vita sia la dignità, riuscire a vivere una vita dignitosa e quindi libertà di decisione in queste situazioni. Ilaria? Anche a me è capitato parlarne con un vescovo, quindi era una discussione molto accesa perché avevamo due punti di vista differenti, io sono con Marco ovviamente. E mi piacerebbe chiedergli, nel caso di malati che non sono capaci di intendere e di volere, come ci si può comportare in questo caso. Inoltriamogli la questione, Cappato. Ma se il malato non ha lasciato un testamento biologico e non ha lasciato un documento dove affida a qualcuno la propria decisione o dove spiega che cosa vorrebbe e non vorrebbe fare, nessuno può decidere di interrompere una vita, tutto quello di cui stiamo parlando, mi chiedevate anche sull'altro processo, su Davide Trentini, riguarda la scelta di quel malato, se un'altra persona nelle condizioni di Fabo decide invece di volere continuare a vivere, ha tutto il diritto di essere aiutato al massimo possibile. Se però non è capace di intendere di volere, quindi non può esprimere una scelta di interruzione delle terapie, è chiaro che il dovere dei medici rimane quello di curare. Grazie davvero a Marco Cappato per l'intervento di questa mattina, ancora complimenti per tutto quello che hai fatto fino ad oggi. A presto.